vicino. Dai, corriamo, Dorian, vai, corri. No. Oggi giornata un po' grigia, come il nostro umore che è un po' grigio, vero? Perché dobbiamo tornare. Stiamo pian piano risalendo, ora ci troviamo a Capo de Gata, anzi un pochino, un pelo più in là di Capo de Gata. E nulla, tra un po', tra qualche giorno passeremo il confine con l'Andalusia e penso che ci metteremo a piangere perché non vogliamo proprio tornare. Siamo a Rodalquilar, è un paese nel parco naturale di Capo de Gata ed è un paese dove c'erano delle mine d'oro, miniere d'oro. Le miniere d'oro. È tutto un po' arroccato, abbandonato, però sembra essere molto carino da visitare. Non si può dormire in nessun posto. Diciamo che i paesini all'interno del parco naturale di Capo de Gata non sono molto ospitali con i camper. C'è qualche area camper, qualche campeggio, ma alcuni sono proprio chiusi. E basta, quindi andremo più in là. Ora facciamo una pausa pranzo qui, vediamo queste miniere. Un odore di primavera. Sì. Fiori. Che bello. Qui è già primavera in effetti. Mamma mia. Che posto strano. You? Sì. Ah, questo è lo schema del processo di come funziona l'estrazione dell'oro. Beh, è scritta in spagnolo, però quelle vasche che abbiamo ripreso erano delle vasche di risciacquo, in pratica, di lavaggio. Allora, abbiamo capito più o meno il procedimento, tradotto un po' in spagnolo, a parte qualche parola che non abbiamo capito. È un processo lunghissimo. Complicato anche. Mamma mia. Cioè, fatto di la pepita passava in queste quattro tanche. E spesa d'oro, se non ho capito bene cosa significa. Vabbè, ma sei già a una parte molto... del processo avanzata. Sì, dal 17. Vabbè, comunque la parte la pepita perdeva una parte di acqua e seguentemente la polpa ottenuta si faceva passare per tre altre taniche che agitavano la pepita e dove poi si aggiungeva il cianuro sodico che per renderla liquida.
Il miscuglio poi veniva passato ulteriormente in altre quattro taniche di lavaggio, dove si rimuoveva i areava per ottenere la soluzione ricca di oro. Molto complesso. Tutto un po' abbandonato. Sì. Che sì. C'è un odore di fiori. Là ci sono tutte delle case abbandonate. Queste erano le case dei minatori. Credo che lo stiano ristrutturando pian piano. Vedi, queste le hanno ristrutturate, questa. Ciao, uccellini! E questa. Abbiamo un ospite. Ciao testolini. Siamo a Playa de los Muertos, c'eravamo già state tempo fa e mettiamo il video qua sopra. E è un posto bellissimo, ma una cosa di un meravigliosa, nel parco naturale di Cabo de Gata. Siamo scese alla spiaggia, stiamo andando, eccola lì. Mentre scendiamo cosa troviamo? Questo? No, vabbè, scusami. Questo? Questo? Ecco. Un paio di adesso vado a riempire anche quelle. Questo, ecco, bravi, geniali, parco naturale. No vabbè, ma non finisce, cioè, abbiamo anche le posate, logicamente, guarda qua le posate, non ci facciamo mancare le medicine, non voglio manco sapere cosa c'è dentro, un asciugamano se ti vuoi fare il bagno, o se ti vuoi fare il bidet da quello che sì, servietti di vario tipo, e continua, tutto così. E questo è il posto che la gente si permette di inquinare. Perché facciamo schifo. Ragazzi, oggi ho l'acidume in corpo, scusatemi, sono davvero nervosa, fuori fase, perché per vari motivi. Il primo è perché ci siamo svegliate con la notizia dei bombardamenti in Ucraina e noi siamo assolutamente contrari ad ogni tipo di violenza e di guerra. Perché davvero, cioè, non siamo perché più nel Medioevo, non si può più fare le guerre per i territori come si faceva nel Medioevo, e già nel Medioevo erano ingiustificate. Non siamo ancora arrivati non... al punto che riusciamo a colloquiare, cioè, complimenti. No, cioè, quindi l'essere umano fa davvero schifo, primo. Secondo, perché siamo ormai al confine dell'Andalusia, stiamo tornando su, stiamo macinando tanti chilometri. Ma in realtà non vorremmo. Non vogliamo tornare in Italia, siamo molto sincere. Abbiamo dei lavori già presi, quindi dobbiamo tornare. Siamo ben contente di avere questi lavori, ci mancherebbe altro, è quello che ci permette di vivere questa vita, che ci permette di viaggiare per molti mesi. Il nostro lavoro è sacrosanto. Quindi, però, per tutto il resto, ve lo diciamo molto sinceramente, molto apertamente, fosse per noi, ciao Italia, e non ci torneremmo più. Perché sta andando tutto letteralmente a rotoli, per non dire altro, e cerco di censurarmi. Poi vieni in un posto del genere e vedi la spazzatura. E allora sapete cosa vi dico? Faccio la polemica fino in fondo. Vi mostro il mio lato ultra cinico, che forse non avete visto. Per quanto mi riguarda, se l'essere umano si dovesse estinguere domani, io ci metterei la firma, me compresa. Non ci facciamo mancare nulla. Ora mi metto, raccolgo tutto quello che ho trovato qui, cioè cose anche che voi esseri umani non vorreste nemmeno sapere, e faccio un mercatino. Faccio un mercatino. Non ti ricorda una spiaggia? Ah, ricorda la spiaggia. Dei chicchi di riso della Sardegna. Sì. Ti senti un po' sovrastata? Mi sento un
sento molto piccola, che già è... sono piccola, poi... Mamma mia, che bello! Mamma mia! Guarda, che bello! Io non capisco. Così come delle cose te le porti giù, perché te le porti in spiaggia, no? Le lattine, le bottiglie, eccetera, eccetera, eccetera. Perché non te le riporti su? Qual è la fatica? Qual è il problema? Pesaculo di merda, fatemelo dire. Ecco. Ma qua che capolavoro. Guarda che bello. Hanno acceso un fuoco, hanno incendiato qualcosa. Bottiglie, Red Bull. Che schifo. Ecco Alessa che vuole farsi il bagno. No, ha funzionato, riproviamo. Eccoci, bentornati signori e signori nel mercato della spazzatura. Qui abbiamo un pacchetto di patatine, una bottiglia d'acqua, ma ecco il pezzo forte. Una mutanda da uomo, bellissima, meravigliosa. Questa che è abbastanza pulita vale tanto. Sì, questa vale tanto. Poi attenzione, non abbiamo... Calzini ce ne sono, eh. Calzini, sì. Questo è l'ennesimo paio, quindi se volete, eccoli qua, calzini per voi. C'era anche una mascherina, eh. Ah beh, mascherine, quelle non... Ma abbiamo anche le scarpe, signore e signori, le scarpe. Con i calzini, non ci facciamo mancare niente. Ma che cazzo di problemi hanno qua? Poi, con i calzini? Altri calzini, cioè non so, qui hanno dei problemi, sì, con i calzini. Le buste. Buste di plastica, ok. I programmi di oggi erano molto diversi. Risalendo volevamo fermarci di nuovo in uno spot bellissimo, vicino a Playa Carolina, proprio sul confine con l'Andalusia. Ma un po' abbiamo letto i commenti su Car4Night che dicono che in vari spot attorno a Playa Carolina hanno iniziato a multare e sgomberare tutti. E un po' abbiamo letto anche i commenti di chi è stato di recente a Playa Carolina che dice che è diventato un accampamento di tedeschi che fanno quello che vogliono. Quindi abbiamo rinunciato all'idea un po' per questo motivo e un po' perché... L'Andalusia è triste che ce ne andiamo, tant'è che stiamo per superare il confine a breve. Quindi il piano B era in realtà di andare in un punto molto panoramico vicino a Murcia, però ugualmente il clima è quello che è, non vale la pena, perché non ce lo godremmo come dovrebbe. E di conseguenza, dato che i giorni iniziano a stringere, ci siamo resi conto che abbiamo pochi giorni ancora per ritornare su, allora abbiamo deciso di accelerare un po', ci fermeremo, faremo una sosta tecnica a Murcia, dove nell'area camper gratuita di Murcia c'è tutta una zona commerciale, quindi ne approfitteremo per fare spesa, comprare un paio di cose che qua e là ho perso e rotto durante il tragitto e niente, lavorare. Si può entrare? Sì. Dove siamo? Andare a vedere. Santa Pola, questo è il castiglio di Santa Pola. Santa Pola. Dove? Provincia di? Comunità Valenciana? Sì, ma provincia di? Non lo so, amore, io non sono una cartina geografica. Alicante. Non lo so la provincia. Lo dico io, siamo a Santa Pola, provincia di Alicante, comunità valenziana. Siamo un poco più a sud di Alicante. Stiamo pian piano risalendo verso Barcellona perché purtroppo, e lo sottolineo almeno 20 volte, dobbiamo tornare in Italia. Anche se non vorremmo assolutamente. Quando abbiamo passato il confine con l'Andalusia ci è venuto proprio un male al cuore. E infatti il clima è cambiato, qui è un pochino più freddo, si sta sempre comunque bene, eh? Però ragazzi, mentre Alessia è in bagno, cioè io faccio la pipì a fare la pipì, ma ti pare? E io faccio il mio, mica inquadro te che stai facendo la pipì, scusa. Comunque inquadro qua fuori, perché da quando abbiamo lasciato l'Andalusia
3 giorni fa, mi sembra, o 4, 3, non mi ricordo. 3. Ci stiamo portando dietro una nuvola di fantozzi, cioè l'Andalusia proprio non ci voleva lasciare andare. Ecco qua. C'era il sole prima. È fatto in bagno. Ma guarda tu, se uno non può neanche fare una pipì. Ti si può inquadrare. Brava! Come i bimbi bravi, ci si lava le mani dopo essere andati in bagno. Vero? No. Soprattutto i maschi. No, la cigniglia. Dorian ha un debole per la coperta di cigniglia. Dorian. La tenerezza, guarda queste zampine, guarda. Fammi vedere il musino. Qua. Il musino. Scusate. Via. Aspetta. Ma perché lo devi disturbare, poverino? La nuvola di fantozzi. Sta andando via, dai. Oh, meno male. Dici? Ma c'era il sole quando siamo arrivate. No, amo, però guarda. Bisogna vedere dove... Non si capisce che verso vanno le nuvole. Si vede che non siamo più in Andalusia. Che freddo! Non siamo più abituate. Cioè, ormai in Andalusia c'erano più di 20 gradi di giorno. E qui comunque col giacchetto primaverile si deve stare. Adesso un po' più pesante perché è nuvoloso, ma... Comunque questa è Playa Paradis. Playa de El Paradis? Playa Paradis. La di... La vita... Gioiosa? La villa gioiosa. Ah, la villa. Sì, è il nome del paesino dove siamo. Ciao. Freddino. Non siamo abituati.